Bentornati sul canale, oggi nuovo video e voglio parlarvi di un fondotinta che mi piace tantissimo e che è attualmente il miglior fondotinta naturale che io abbia mai provato. Quindi per questo voglio proprio condividerlo con voi. Allora, il fondotinta in questione, ho questi capelli che non sono mai fermi, è di Alchemilla. Alchemilla Eco Bio Cosmetics Velvet Fluid Foundation. Questa qua è la scatola, anche molto bella, molto lusso. Dice fondotinta ultra leggera ad alta copertura, dal finish vellutato e matte, altamente uniformante. Stendere il primer, applicare con un pennello spugna o spugna blender, stendendo uniformemente zona per zona sul viso, collo e décolleté. Quindi fondotinta ultra leggero, però ad alta copertura, dall'effetto matte. Ha tutte le varie certificazioni del caso. All'interno ci sono 30 ml di prodotto. Il PAO è di 6 mesi. La colorazione, scusate, che ho io è. Non lo so qual è. Ah, forse è la 1. Questo qui è il numero della colorazione. Probabilmente. Sono così arrimbambita, non lo so, va bene. Comunque sia, all'interno il fondotinta è fatto così, è un tubetto in nero opaco, infatti vedete, si sporca abbastanza. Qui c'è la parte, questa qua, del logo e dietro ci sono le certificazioni e le altre varie informazioni. Made in Italy, dermatologicamente testato. Adesso vi faccio vedere l'applicazione. Adesso che ho preso un po' di colore sarà leggermente chiaro, ma non ci preoccupiamo, dopo lo vado, tanto sopra ci andrò per restare sempre sul naturale con la Flat Perfection, questa qua di Nive, che è comunque leggermente più scura, quindi lo vado a bilanciare, ma l'importante è che vediamo l'effetto del fondotinta, come vi dicevo. Allora, questo fondotinta, tutti i fondotinta in generale bio, io preferisco applicarli con il pennello e non con la spugna, perché secondo me i prodotti con le formulazioni bio e, cioè, ho queste due corna qui, e l'acqua non vanno d'accordo, quindi evito di solito di mettere le due cose in combo. Lo provo senza primer, così vedete l'azione, anche perché non ho un primer di Alchemilla, non so neanche se esista un primer di Alchemilla, quindi non lo so. In ogni caso, metto un pochino di prodotto qui, vedete che ha una bella consistenza in crema. Ahimè, non ci sono moltissime colorazioni, quindi vedete voi, però io, per esempio, per l'inverno la colorazione che ho preso è perfetta, anche come sottotono. Ne carico un pochino su un pennello e lo vado a stendere. Allora, le cose belle di questo fondotinta. Le cose belle sono parecchie, ovviamente, essendo il mio preferito. Innanzitutto, già dalla stesura, vedete che si stende, diciamo, come un fondotinta che ha una formulazione non bio. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando voi andate a comprare, non so se l'avete mai provato, dei fondotinta bio, eco bio, il problema spesso è che praticamente nella stesura vanno a fare delle striature, non si stendono in maniera uniforme, vanno alle volte magari a ossidarsi immediatamente troppo, quindi ci sono vari tipi di, diciamo, di problematiche che possono emergere. Invece, quando ho provato questo prodotto sin dalla prima applicazione, ho visto appunto che l'applicazione era veramente molto molto facile, come un prodotto, diciamo, non biologico, e questa cosa mi ha subito stupita. La profumazione non è una delle mie preferite, perché la profumazione è comunque presente, io la sento e sapete, io non amo la profumazione sui prodotti, soprattutto che applico sul viso, però insomma mi adatto. Vado con un puff, siccome non vado con la blender, come vi dicevo, perché secondo me i prodotti bio non vanno d'accordo con l'acqua, vado praticamente a tamponare quello che avrei fatto con la Beauty Blender, lo faccio con questa spugnetta qui. Stessa cosa, carico un pochino di prodotto e vado nelle zone dove ho più imperfezioni a vedere effettivamente se la coprenza è modulabile e se la texture rimane leggera. Ma vi anticipo già che effettivamente è così. Nel senso che il fondotinta è modulabile, non è un full coverage,
Quindi non vi immaginate il mascherone super full coverage, però comunque sia, vi assicuro che vi copre tutto quello che c'è da coprire, ma allo stesso tempo vi rimane comunque leggero sulla pelle, quindi non vi fa strato, non vi fa spessore. E altra cosa positiva di questo fondotinta, almeno sulla mia pelle, ovviamente sapete che anche per i fondotinta comunque un po' la cosa è personale, sento che non mi rimane eccessivamente sulla pelle. Mi spiego meglio. Mi è capitato spesso con il fondotinta, appunto, con le formulazioni naturali, che poi li sentissi proprio che non si li, in, nel col passare del tempo non avessi la sensazione che si fossero ben amalgamati con la pelle, no? E quindi fossero rimasti un pochino in superficie. E questa cosa ovviamente non è mai positiva, perché ti fa già presagire il fatto che prima o poi ti si spostano. Quindi non è che sia proprio il massimo della vita. Come potete vedere, con il quantitativo che vi ho fatto vedere inizialmente, ho fatto tutto il viso, ho sfumato sul collo e sono anche andata a ripassare, diciamo, le zone un pochino più problematiche. Qui, dove ad esempio ho questo brufolino appena arrivato, giovane giovane, che è rosso, non è che abbia coperto chissà quanto, neanche qui. Adesso proviamo solo in questa zona ad aumentare un pochino il prodotto. Vediamo effettivamente fino a quanto può arrivare la copertura, però in generale il finish vedete che è molto molto buono, ha uniformato l'incarnato. Sul naso, dove io ho queste lentiggine che mi vengono fuori solo quando prendo il sole, però d'inverno non si vedono, comunque sia si vedono sotto in trasparenza, la cosa mi piace, anche se la pelle, come dicevo, è uniformata e il fondotinta è steso bene, quindi sicuramente è una cosa da sottolineare. Vado a prendere, come vi dicevo, un altro pochino di prodotto, poco. Stavolta vado, siccome voglio andare solo su quei puntini, vado direttamente con le dita e vediamo quanto effettivamente riesce a coprire. Mi metto a favore di telecamera e vedete che anche in questo modo, pigiando il prodotto, non è che la coprenza aumenti chissà quanto, quindi non è rispetto a quello che dice diciamo la confezione, non è che sia proprio un full coverage, però a me sinceramente va bene così, perché altrimenti secondo me avrebbe rischiato di diventare magari un mascherone, e non è assolutamente l'effetto, insomma, che io desidero. Vi avvicino subito per farvi vedere l'effetto prima che metto la cipria. Questo è l'effetto del fondotinta, vedete che è luminoso, è andato bene a uniformarsi al mio incarnato, non ha lasciato striature, non ha lasciato nessuna magagna in giro e si è steso veramente bene, non fa aloni, non va a ossidarsi, è veramente una buona formulazione. Guardate bene anche nelle zone qui dei pori, che non li è andata praticamente a evidenziare, si è infilato dentro, si è comportato veramente veramente bene. Considerate che da questa parte ho anche la luce naturale, quindi riuscite proprio a vedere il fondotinta diciamo anche alla luce del sole. Procedo e prima di mettere la cipria vado a mettere un po' di correttore. Utilizzo questo qua di Wycon, il Dreamer Concealer, che è l'unico correttore che ho attualmente che ha una formula più, diciamo, naturale. Se no, di naturale non ho nulla. E vado anche un pochino qui appunto sui brufolini, ma già so che anche questo qui non è che me li andrà a coprire. In realtà io quando utilizzo un fondotinta così, diciamo, naturale, parto dal presupposto che non voglio a quale tipologia di coprenza, perché ovviamente se vado ad utilizzare un prodotto naturale mi rendo conto che ci sono alcuni limiti nelle formulazioni naturali che ancora, per adesso almeno, non vengono, diciamo, sopperite dai prodotti siliconici, questo bisogna dirlo. Stessa cosa per la durata, quindi questo fondotinta, nonostante duri veramente parecchio, come dicevo prima, rispetto agli altri fondotinta naturali che io ho provato, questo qua è uno di quelli che dura in assoluto di più, veramente di più, e non va a fare giochetti strani, quindi se tenete bene sotto controllo
la lucidità che può venire fuori durante la giornata, comunque sia, riuscite, se dovete andare a lavoro, non so quante ore lavorate, però magari fate quelle 5, 6, 7 ore, insomma, il fondotinta vi rimane su. Ovviamente se sudate, non è un fondotinta che io vi consiglio perché, come vi dicevo, i prodotti naturali, se sudiamo, se stiamo a contatto con l'acqua, non è che siano proprio il massimo, però per il resto vedete che non è male. Allora, vado a settare solo il contorno occhi con questa cipria qui di Richiova, perché come dicevo, quella là del Flat Perfection colora, quindi andrei a scurire il contorno occhi e verrebbe una cosa, insomma, che non è il caso, però non è che tanto noi siamo testando il fondotinta e non il correttore, quindi non ci importa. E poi appunto vado con il Flat Perfection di Neve, la colorazione medium warm, e vado a fissare il tutto. Se trovo il pennello, se non lo trovo, sì, ok. Vedete, questo prodotto anche me lo sono praticamente mangiato e non è il primo che acquisto, quindi è uno dei prodotti che mi piacciono di più. Vado a stenderlo su tutto il viso, appunto. Poi con il mio solito puff ne prendo un pochino e vado nelle zone dove sapete che durante la giornata il fondotinta mi si lucida e mi si sposta di più, e vado leggermente a pressare. E poi di nuovo vado a togliere eventuali eccessi di prodotto, lo porto bene giù e praticamente è tutto fissato. È tutto a posto. E questo è il risultato. Vi avvicino di nuovo per farvi vedere appunto come è il risultato una volta che il fondotinta è settato con la cipria. Poi vado a fare controllo di tutto il resto e alla fine vi dico appunto tutte le varie caratteristiche e la mia recensione finale. Questo è l'effetto del fondotinta una volta appunto applicata la cipria. Guardate, è veramente un ottimo fondotinta. Se non vi avessi detto che fosse stato naturale, vi sfido all'averlo indovinato, perché veramente dà un effetto ottimo sia sulla fronte, sul viso. È veramente un ottimo prodotto. Eccoci qui allora, ragazzi, questo è l'effetto finale anche con il contour e tutto quanto. Come vi dicevo, come avete letto nel titolo, è sicuramente il fondotinta naturale migliore che io abbia mai provato. Avevo provato, lo sapete, i Neve, avevo provato i So Bioethic, varie ed eventuali, e questo qua di Alchemilla è sicuramente il migliore che abbia mai provato. Allora, andiamo quindi a dare tutte le caratteristiche. Per riassumere, si stende molto molto bene, non ossida, almeno sulla mia pelle non ossida. Pecca le colorazioni, che non ci sono tantissime colorazioni. Se come abbiamo ipotizzato, questa qua è la numero 1, comunque sia non è che sia molto chiara, quindi per le persone ancora più chiare potrebbe essere un problema. E anche i sottotoni, insomma, fate attenzione. La profumazione, nel senso che ha una profumazione persistente, che a me non piace molto, però quello è un'opinione personale. Comunque è una profumazione sul floreale, una cosa naturale. È Made in Italy, ha tutte le certificazioni del caso. Durante la stesura, come dicevo, si comporta bene, non vi lascia strisciate. Io vi consiglio, come sempre, di andare con un pennello e con un puff per andare poi a far penetrare bene il prodotto sulla pelle. Non vi consiglio di utilizzare una blender umida o al limite magari utilizzatela asciutta, perché come vi ho detto varie volte in questo video, l'acqua assolutamente, secondo me, non va d'accordo con queste tipologie di formulazioni. Si comporta bene con le ciprie, si fissa, non va a fare macchia. Quando voi lo fissate, non si sente poi in superficie sulla pelle. Durante il corso delle ore, come si comporta? Si comporta, secondo me, bene, come la maggior parte dei fondotinta. Ovviamente ci sono dei fondotinta anche non biologici che non hanno una durata estrema, anche se sono veramente molto costosi. Mi viene in mente l'Armani Maestro, non so, adesso qui ne ho vari,
il Makeup Forever, anche su di me non dura tantissimo, insomma, vari fondotinta che non sono a tenuta estrema, come uno degli ultimi di cui ho parlato, cioè quello di Urban Decay, lo Stay Naked, però comunque sono buoni fondotinta e secondo me questo qua rientra tranquillamente in quella categoria, anche essendo naturale. Quindi si fissa bene sulla pelle, riesce a durare, a me si lucida poi magari in questa zona, sto attenta, vado con la cipria quando sento che un pochino si è lucidato a fissarlo e non ci sono problemi. Se so che avrò una giornata particolarmente stressante, quindi probabilmente potrei sudare, oppure potrei essere particolarmente messa alla prova, diciamo, non vado ad utilizzare questo, ma non utilizzerei nessun fondotinta naturale, appunto perché mi serve una cosa super waterproof che rimane tante ore, ok? Però per le giornate comuni, essendo comunque un prodotto naturale, perché non provare, perché non utilizzarlo, appunto, essendo un prodotto che non contiene siliconi per far anche respirare la nostra pelle. Coprenza, sulla confezione mi dice full coverage e non è un full coverage, è un medium coverage. È vero che si può stratificare, però se avete, vi ho fatto vedere il rossore, i brufoletti, non ve li va a coprire lì, poi magari ci andate con un correttore. Però secondo me è un giusto compromesso perché se fosse stato più coprente, è probabile che poi avrebbe fatto l'effetto mascherone. Invece, così come avete visto, fa comunque l'effetto seconda pelle, un effetto naturale, si vedevano comunque ancora le mie lentiggini sotto, nonostante fosse tutto uniformato. E nulla, questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato questo fondo, se ne avete provati altri naturali che mi volete consigliare. Ho scelto di fare questo video anche perché tante di voi comunque magari utilizzano solo prodotti naturali, quindi è giusto includere tutti nelle recensioni. Come sempre, se vi va, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.